L'anno dell'azienda familiare che si è appena concluso ha sancito in modo chiaro la validità di questo modello di produzione e consumo, non solo dal punto di vista sociale, più di metà dei poveri del mondo sono appartenenti a famiglie agricole, ma anche da quello economico. Oggi è riconosciuto che il modello di azienda familiare è efficiente, è capace di resistere alle avversità ed è sostenibile ecologicamente. Ebbene, tuttavia, ricordare che questo modello è oggi sotto forte pressione. Il numero di aziende familiari rappresenta oggi il 90% del totale, ma solo il 25% della terra disponibile è posseduta dalle aziende familiari. E le dimensioni medie di queste aziende stanno diminuendo in tutto il mondo. Ora, ci sono molte ragioni per spiegare questa tendenza, ad esempio l'aumento della popolazione e un tasso di crescita economica non sufficiente ad assorbire l'aumento di forza lavoro. Ma un'altra ragione, forse ancora più grave, è che vi sono grandi investitori internazionali con molte risorse, con molto potere, che hanno identificato il settore primario come un'area molto promettente per i loro investimenti e che stanno favorendo la creazione di mega aziende collegate alle catene globali del valore. Le aziende familiari si trovano dunque a competere in condizioni di forti disparità di mezzi. Questo non è sufficiente rivalutare il ruolo dell'azienda familiare se non si affronta il problema dell'accesso alla terra e il problema della sua redistribuzione. Un reale sostegno all'azienda familiare, dunque, non riguarda soltanto l'impegno a una maggiore produttività, che è pure necessario, ma riguarda innanzitutto lo sviluppo di politiche che diano alle famiglie rurali una adeguata